Bentrovati a tutti i nostri amici telespettatori con un nuovo appuntamento Focus alla Dispoli. Siamo appunto nella città balneare a nord di Roma e andremo a parlare oggi di servizi sociali e pubblica istruzione. Lo facciamo con l'assessore competente Piovo Vitti. Andiamola a salutare. Buongiorno assessore. Buongiorno, buongiorno. Allora, Buongiorno a tutti, assessore. grazie. Sicuramente questi 2 anni, 2020-2021, sono stati 2 anni molto impegnativi anche per l'amministrazione comunale di La Dispoli. Emergenza coronavirus, varie restrizioni imposte dal governo che purtroppo non sono ahimè terminate e che quindi hanno messo in seria difficoltà diverse famiglie del territorio. Da qui una serie di iniziative. Com'è oggi la situazione in città? Allora, è chiaro, hai ragione, sono stati 2 anni difficili, sono entrato in corso d'opera ad agosto del 2020, quindi prima avevo seguito come cittadino e poi quindi come amministratore. In questi 2 anni sono state messe in campo diverse iniziative sotto l'aspetto delle politiche sociali per venire un po' incontro a quelle che erano le esigenze e sono le esigenze dei nostri concittadini. Le ultime cose fatte riguardano i buoni spesa e riguardano il contributo straordinario per l'affitti. Parliamo in totale di 224.000 euro su una voce e 193.000 euro sull'altra voce, per cui sono comunque voci importanti, sostegni importanti. In questi giorni abbiamo anche rinnovato un accordo in convenzione che abbiamo con la Caritas e con la Croce Rossa per tutta una serie di servizi che vanno a proprio ad aiutare, diciamo così, gli ultimi, per cui parliamo di pacchi alimentari, ma parliamo anche di assistenza quotidiana, per cui è qualche cosa di importante, qualche cosa che è utile appunto per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini. Nei prossimi giorni verrà aperto anche il bando relativo al bonus ordinario sugli affitti, per cui anche quella è un'altra opportunità. Altri assessorati sono invece intervenuti a sostegno appunto delle attività produttive. Quindi diciamo c'è un pacchetto di aiuti importanti con il coinvolgimento del terzo settore, in particolare appunto dicevo la Caritas, la Croce Rossa e tanti altri soggetti che fanno volontariato sul nostro territorio. Sono tante le famiglie alla Dispoli che state aiutando? Allora, con il bonus affitti sono state presentate circa 290 domande, quasi tutte accolte, sono poco più di 20 quelle non accolte, ma perché la documentazione non era completa, mancava l'ISEE, quindi l'indicatore del reddito reddituale appunto delle famiglie, oppure mancava il contratto di affitto perché non registrato. Rispetto ai buoni pasto, parliamo buoni spesa, parliamo di 1.300 famiglie. Io però vorrei ricordare, sono numeri importanti, però vorrei ricordare che in piena pandemia l'assessorato alle politiche sociali con Lucia Cordeschi era arrivata ad assistere oltre 3.000 famiglie. Quindi comunque è chiaro che Diciamo oggi la sono divenute situazione oggi. sì. Oggi la situazione è sicuramente migliore rispetto al passato, l'economia si è ripresa, è chiaro che però ci sono tutta una serie di incertezze che riguardano tanti settori, in primis il turismo, l'alberghiero, la ristorazione, quindi sono una serie di settori che stanno un po' soffrendo e quindi questa cosa sicuramente penalizza. Leggendo i giornali, ascoltando un po' quello che si dice in televisione, fortunatamente questa pandemia potrebbe tendere a diminuire nelle prossime settimane, per cui uno immagina una ripresa completa delle attività e quindi dell'economia e quindi la possibilità di assistere in maniera diversa le persone che a quel punto potrebbero avere anche un lavoro. Vorrei ricordare un'altra cosa, proprio nei giorni scorsi si è avviato anche
il progetto, i cosiddetti PUC per il reddito cittadinanza, quindi i progetti utili alla comunità per i fruitori del reddito cittadinanza. Perché ricordo questa cosa? Perché comunque il reddito cittadinanza è uno strumento che serve come reddito appunto di ultima istanza, di emergenza assoluta, ma attraverso questi PUC queste persone vengono reinserite appunto nel contesto sociale, corsi, poi ci saranno magari corsi di formazione che possono frequentare, altre cose per cui è possibile rioccuparli in futuro. Ecco, assessore, tra le famiglie in difficoltà, ricordiamo anche i vari volontari dalla Protezione Civile, Croce Rossa, Caritas, Sì. come lei ricordava, abbiamo anche associazioni di volontariato che si sono occupate in questi 2 anni di distribuire pacchi alimentari a chi ne aveva bisogno. Poi però abbiamo sotto gli occhi di tutti purtroppo anche delle persone che magari una casa non ce l'hanno. Parliamo dei senza fissa dimora ed è un argomento su cui in queste ultime settimane si sono tornati ad accendere i riflettori anche della stampa e della popolazione, soprattutto dopo il muro che era stato alzato davanti alla sala d'attesa della stazione ferroviaria dove questi senza tetto trovavano rifugio durante le ore notturne. Questa è una situazione drammatica, sono veramente gli ultimi della società, in quanto non hanno nemmeno un'abitazione, un tetto sulla testa, soprattutto in inverno. Sì, assolutamente, assolutamente vero. Quindi colgo l'occasione per fare chiarezza anche per l'ennesima volta. Allora, in passato, come senza fissa dimora, avevamo circa una quarantina di persone, soprattutto stranieri, ma non soltanto stranieri. Negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, la Croce Rossa in particolare ne ha censiti qualcuno di meno, per cui probabilmente sono una decina di meno rispetto al passato, quelli che sono, diciamo, fissi senza dimora. Fra questi vi erano tre o quattro persone, che stazionavano intorno alla stazione. Chiaro, la stazione di per sé comunque rappresenta, sempre ovunque un punto di aggregazione importante, sufficiente andare a Termini o alla stazione centrale di Milano, qualsiasi stazione d'Italia o nel mondo, è facile purtroppo trovare persone che sono senza fissa dimora. La decisione di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, di chiudere la sala d'attesa è stata presa oggettivamente a malincuore, perché comunque Ferrovie è un soggetto che ha un cuore anche loro, per cui sono consapevoli di questa situazione, però diciamo è stata un'azione in un certo senso dovuta per tutta una serie di fattori. Erano state fatte delle denunce, sono stati segnalati dei casi diciamo molto sgradevoli nei confronti del personale, soprattutto femminile, che lavora lì in stazione. Abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa per capire con RFI se questi episodi sgradevoli nei confronti del personale erano ascrivibili appunto a queste tre o quattro persone senza fissa dimora oppure ad altre persone che stazionano in zona stazione, appunto, scusate il gioco di parole, e che hanno delle dipendenze con alcol, droga o quant'altro. Questa è la prima ragione. L'altra ragione è connessa anche al Covid. RFI ci faceva presente che effettivamente le sale d'attesa in tutta Italia sono molto spesso chiuse perché comunque si deve evitare al massimo il contagio da Covid. Per cui questa è la situazione. Noi ci siamo attivati con l'ufficio comunale competente per cercare di trovare una soluzione. Io speravo in una soluzione, fino a ieri sera sembrava possibile, invece poi dopo all'ultimo è emerso un altro problema, per cui anche questa soluzione non è stata possibile. È chiaro che ci sono, diciamo, due livelli. Il primo livello, quello della situazione emergenziale, la soluzione emergenziale da trovare soprattutto per in questi momenti. Sotto l'altro aspetto, una soluzione più strutturale che possa assicurare un'accoglienza in tutto l'anno, tutto il corso dell'anno. Su quest'altro secondo aspetto, la settimana scorsa, un paio di settimane fa, ormai il 18 di gennaio, abbiamo presentato come distretto, quindi come comune Camofila di Ladispoli, anche
venendo incontro al comune di Cervelli, con il quale facciamo appunto distretto, abbiamo presentato alla regione una dichiarazione, così chiamiamola in questo modo, rispetto a quelle che sono le nostre esigenze riferibili al cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fra queste cose, oltre a parlare appunto di disabilità, di anziani, abbiamo anche evidenziato la questione dei senza fissa dimora, per cui nel momento in cui uscirà il bando, verosimilmente i bandi dovrebbero uscire nel mese di marzo, noi parteciperemo come comune di Ladispoli, in quanto comune capofila, a questi bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cercare appunto di trovare una soluzione più strutturale anche al fenomeno dei senza fissa dimora, la speranza appunto che poi Quindi il sostanzialmente cercare di progetto. andare ad individuare, grazie a dei finanziamenti, delle abitazioni o degli alloggi temporanei per queste persone, dei ricoveri Sì, notturni. adesso vediamo. È chiaro che poi il discorso di fondo è sempre molto, molto complesso, perché paradossalmente in queste situazioni l'ultimo dei problemi è trovare l'appartamento, diciamo così. Il problema vero in queste situazioni è trovare un soggetto del terzo settore che possa gestire effettivamente l'afflusso all'interno di questo stabile. Non a caso, quando è successo la storia della chiusura della sala d'attesa, io ero lì, sono stato chiamato la mattina, perché noi non sapevamo che succedeva questa cosa, per cui sono stato chiamato la mattina dalla Croce Rossa, che era stata avvertita appunto che sarebbero intervenuti i tecnici di ferrovie per fare questa cosa. Siamo andati lì e noi abbiamo proposto alle persone che stavano lì la possibilità di trasferirsi a Civitavecchia, dove Ferrovie ha messo a disposizione delle sale come dormitorio, e quindi c'era questa possibilità. Lì la cosa funziona perché c'è la sala a disposizione, ma c'è anche il soggetto che poi gestisce l'afflusso, verifica che effettivamente non ci siano dei problemi di convivenza, verifica che effettivamente tutto sia a posto, organizza le pulizie e tutto quanto resto. Per cui non è semplicemente il trovare un'abitazione che viene messa a disposizione, ma è necessario organizzare tutti i servizi annessi e connessi, per cui ha, diciamo, anche un costo che può essere significativo una cosa del genere. Però è chiaro che nel momento in cui si vuole effettivamente, e se c'è la possibilità di intervenire, è chiaro che si fa, insomma, si sta lavorando, però è comunque molto complesso, perché poi anche in passato si era cercato qualche appartamento, però poi ci sono dei problemi di convivenza, magari sul condominio, eccetera, eccetera, una serie di cose da gestire con attenzione e con personale qualificato e tutto quanto il resto che Eravate diciamo. degli prefabbricati prima di Natale, se non sbaglio, prefabbricati o roulotte da andare a posizionare in un determinato punto della città balneare, che poi era tramontata a fronte della ricerca di qualche Sì. alloggio un po' temporaneo, se non sbaglio. S'era parlato di container, sull'esempio un po' di quello che sta alla stazione di Palo, però lì abbiamo anche visto quello che è successo il giorno di Natale, dove c'è stato un incendio che ha messo a repentaglio l'incolumità delle persone che stavano lì. Lo stesso discorso, io capisco le famiglie che magari mettono a disposizione una roulotte, però oggettivamente mettere a disposizione una roulotte o un qualsiasi un container, qualsiasi altra cosa, senza assicurare un controllo, è sempre qualcosa di potenzialmente a rischio. Purtroppo la cronaca ci racconta, soprattutto in questo periodo invernale, di incendi causati magari da una stufetta oppure da una sigaretta accesa, oppure ancora persone che magari a causa appunto di una stufetta a gas poi muoiono. Per cui Lo la abbiamo cosa. visto anni fa anche sotto nel rifugio che avevano trovato sotto al Sì, ponte di Via Europa, se non mi sbaglio.
Sì, è chiaro che l'immobile in sé paradossalmente potrebbe essere l'ultimo dei problemi. Quello che è fondamentale è trovare chi comunque gestisce la cosa. E poi vorrei aggiungere un altro aspetto, secondo me molto importante, è che con queste persone sarebbe utile iniziare un percorso di reinserimento. È chiaro che l'inserimento prevede tutta una serie di passaggi, quindi un colloquio con gli assistenti sociali, un percorso di recupero magari dentro una comunità. Quindi è qualche cosa di complesso che dovrebbe riportare queste persone non semplicemente a una forma di assistenza, ma a essere reinserite all'interno del contesto sociale. Io poi ricordo comunque sia. Ci sono a volte delle affermazioni, si dovrebbe fare così o in quest'altro modo, però io ricordo che c'è un articolo della Costituzione, il 32, che è molto chiaro rispetto a quali sono i confini, rispetto all'obbligo, sanitario, rispetto a tante altre cose, insomma. Per cui, se la persona che è magari su una panchina e è lucida e mi dice: io voglio restare sulla panchina, non voglio essere portata in ospedale o da un'altra parte, tu devi rispettare la sua volontà. E quindi, purtroppo, per fortuna, secondo i punti di vista, la Costituzione ci indica questo vincolo, questo confine ben preciso, per cui non è semplice a volte intervenire in certe situazioni che si presentano sul territorio. Ma vale per Sperando noi, ma che vale in assoluto per tutti i comuni. sperando che possa risolversi nel migliore dei modi questa situazione, parliamo anche dell'altra parte del suo assessorato, la pubblica istruzione. Anche qui 2 anni di emergenza sanitaria, che qui lei, oltre a occuparsi di scuola, normalmente si deve occupare di garantire la sicurezza e la salute dei ragazzi. Come sta andando? Allora, è chiaro che io ricordo le polemiche che ci sono state il 10 gennaio con la ripresa dell'anno scolastico dopo le vacanze natalizie. È chiaro che il ministro Bianchi ha insistito molto per la didattica in presenza, perché oggettivamente la didattica in presenza ha un valore fondamentale. Il dato di fatto però è che comunque la scuola in sé rappresenta comunque un veicolo di contatto sociale che, come tanti altri aspetti, immagino lo sport o tanti altri aspetti della vita sociale, possono comunque contribuire ad alimentare i contagi. La Dispoli, per esempio, il 10 di gennaio aveva intorno ai 500 contagi, con circa il 10% che venivano dalla scuola. Oggi stiamo intorno ai 1700-1800 contagi, fortunatamente pochi gravi rispetto a quello che è stato il passato, con una certa percentuale che viene dalla scuola. È chiaro che soprattutto i dirigenti scolastici in queste settimane sono stati fortemente sotto pressione, perché noi guardiamo molto ai bambini, ai ragazzi che frequentano le scuole, però c'è un problema anche di docenti. E quindi il problema vero per molti dirigenti è stato quello di riuscire a coprire le ore di lezione. Paradossalmente la didattica a distanza avrebbe aiutato, perché non ci sarebbero stati contatti diretti e quindi non ci sarebbero state defezioni da parte dei professori. Però comunque la scelta è stata fatta. Io sono convinto che probabilmente potremmo aver raggiunto il picco massimo sulle scuole proprio in questi giorni, in queste settimane. Quindi verosimilmente nelle prossime settimane andrà a migliorare la situazione. Oggi è chiaro che abbiamo. Paradossalmente, se è vero che i contagi in particolar modo sono avvenuti durante le festività natalizie con i ritrovi, le feste in casa, molto probabilmente tutti questi bambini e questi docenti saranno già in via di guarigione, quindi per qualche mese si dovrebbe respirare. Sì, ma io sono convinto che effettivamente la situazione è in miglioramento. Diciamo che ci sono un certo numero di classi in quarantena, c'è un grande utilizzo della cosiddetta autosorveglianza,
per cui soprattutto dalle medie in su c'è questo utilizzo dell'autosorveglianza, per cui comunque c'è l'obbligo la mascherina FFP2 appunto in classe, si avvertono i genitori di fare attenzione a quelli che sono i sintomi, per cui si chiede di verificare lo stato di salute del proprio figlio, si chiede di ridurre l'attività sociale anche extrascolastica. Per cui c'è questa situazione qui. Nelle scorse settimane qualche dirigente, ma anche qualche genitore, ha lamentato qualche problema con l'ASL, però diciamo che sono stati problemi logici rispetto all'emergenza del momento, perché poi alla fine è chiaro che l'ASL stessa si è trovata a dover gestire numeri inimmaginabili di contagi, quindi un grosso impatto su tamponi, un grosso impatto di gestione sulle quarantene e tutto quanto il resto. Però io detto, sono convinto che verosimilmente la situazione andrà a migliorare nelle prossime settimane. Certo, fra qualche settimana è anche Carnevale, per cui Carnevale potrebbe essere uno degli altri momenti critici, oppure se ricordate nel 2020 la storia della festa delle donne. Di fatto il lockdown è arrivato nel momento in cui ci si preparava alla festa delle donne, perché è chiaro che anche quello è un momento di forte socialità. Se Oggi, non sbaglio, qualche fortunatamente. giorno prima del lockdown c'erano state proprio le feste di carnevale, sia a Civitavecchia Sì, che sì, sì. anche in Bella Dispoli. Penso l'ultima festa di carnevale a cui i bambini abbiano assistito fino ad oggi. Sì, infatti c'è stato quello lì. Io ricordo, ecco, la domenica prima del lockdown, per esempio, io faccio il podista, facemmo una gara a San Nicola e qualche giorno dopo ci fu la chiusura totale. È chiaro che oggi, diciamo, anche noi cittadini abbiamo un'esperienza diversa rispetto a come comportarci, conosciamo meglio la situazione, molti di noi sono vaccinati, per cui comunque fanno più attenzione a vari aspetti. Il mondo della scuola comunque sta reagendo bene. Ieri comunque è arrivata, per esempio, una notizia che in un certo senso fa capire che stiamo tornando nella normalità. Il ministro Bianchi ha comunicato che sono pronte le ordinanze relative all'esame di terza media e all'esame di maturità, per cui si tornerà a fare l'esame come si è sempre fatto, sostanzialmente, per cui col doppio scritto e l'orale. Anche questo è comunque un segnale di importante normalità, di ritorno alla normalità. È chiaro che bisogna comunque ancora fare attenzione un po' dappertutto, e su questo aspetto qui un ruolo importante lo giocano anche le famiglie, che diventano, diciamo, la prima fonte di difesa rispetto appunto alla diffusione del contagio. Grazie mille, assessore. Grazie, grazie a te, buon ascolto e buon lavoro. Grazie. Grazie ovviamente a tutti gli amici di Civo Online, vi auguro un buon proseguimento di giornata.